quando partono, e infatti siamo partiti. Siamo tornati in diretta su Unica Radio. Oggi abbiamo tutta una serie di dirette, un po' di ospiti che ci vengono a trovare. Vedete una persona che sta mandando un po' di messaggi. Non è vero, non sta mandando messaggi. Sta facendo una cosa che vi raccontiamo tra poco. Lui è Francesco Accardo, Ciao. presidente delle officine, nonché appunto un azionista della fondazione consigliere di consigliere di amministrazione della fondazione Siotto. Vieni oggi qui a parlarci di Agoa, che è un festival musicale che si terrà al Palazzo Siotto dal 20 ottobre al 13 gennaio. Quindi Agoa, la coda dell'anno musicale, diciamo, del Palazzo Siotto, organizzato dalle officine. Quindi insomma, una rassegna che arriva quest'anno alla sua quarta edizione. Anche Sarruga con Edoardo De Montis l'abbiamo presentata poco fa alla sua quarta edizione. Quindi oggi è la giornata delle quarte edizioni, non delle prime volte, delle quarte volte. Sì, parlaci un po' innanzitutto dell'idea che hanno le officine, di che cosa sono le officine, e poi da come nasce l'idea di produrre questo festival. Vabbè, allora, intanto grazie perché ci hai invitato qui, poi sono venuto solo No, ma io, poi comunque, lui scusa. guarda sempre i nostri video, quindi mi Io riguardo sempre, infatti adesso non stavo Ti cazzeggiando stai dal telefono, cioè guardando? mi stavo guardando Ah, e stavo condividendo, perché più, insomma, cercare di fare massa critica. Ora, le officine sono un'associazione, una mia creatura di 4 anni fa, per cui è nata più o meno con il festival che abbiamo fatto. Che avevamo fondato, diciamo, per venire incontro a delle esigenze in termini di programmazione artistica e culturale che a Cagliari, perché insomma volevamo fare il cazzo che volevamo con degli Ok, artisti che giusto. volevamo fare, esattamente, cioè senza dover andare da qualcuno e chiedere: ma scusa, ma possiamo fare questo o quell'altro, eccetera. Qui questo è un momento di sincerità che offre Unica Radio, quindi Sì, grazie sì, Francesco sì, sì, sì. per... Poi spero che non siamo in fascia protetta per usare Vabbè, cazzo come parola, dipende però non dal lo so. punto del mondo dal quale ci guardano, Questo è vero, però in quindi... Giappone non capiscono, ma è comunque notte Sì, adesso, quindi è vero. siamo comunque a posto. Per cui diciamo, lavoriamo in particolare sulla musica qui a Cagliari da 4 anni, musica diciamo cantautoriale, come sai bene, ma come gli altri non sanno forse. E in particolare il festival è quasi una sintesi delle attività che noi svolgiamo durante l'anno, per cui ci teniamo sempre a dare spazio ad artisti locali che ci stanno a cuore per l'offerta che loro danno, e poi anche a varie proposte nazionali e internazionali. Diciamo che quest'anno è delle 4 edizioni quella che più vede coinvolti i ragazzi sardi, diciamo, in tutto quanto, perché altre volte abbiamo avuto felpa degli Offlaga Isco Pax, Capra dei Gazebo Penguins, MRM, Simon Jones, per cui tutta una serie di proposte che locali non sono, ecco, diciamo, in tutto. Quest'anno abbiamo puntato molto su dei ragazzi sardi, in particolare apriamo domani, ore 21, a Palazzo Sì, Siotto, venerdì via dei 20. Genovesi 114, ingresso 6 euro, e si dice, Con il duo perché Ziget. esattamente, col due Ziget, che sono due ragazzi, Giulio Salis, E Silvia Serra. esattamente, pianoforte, sax, cantautore, insomma, una cosa bellissima, consiglio a tutti di venire perché è davvero un concerto spettacolare in una sala spettacolare con un pianoforte spettacolare, cioè quando ricapita una cosa così. Questo è un momento vabbè, state, cosa ci vogliono i segnali della pubblicità tra un po', Esattamente. però appunto sì, una rassegna che come tu hai detto offre questa è la grafica di Alessandro Congiu, offre spazio ad artisti sardi fondamentalmente, a parte l'eccezione di Moonchild, Sì, che con lui è tutti gli Max altri, Repetti. Max Repetti, che è un progetto molto interessante, lo stesso però ospita quest'anno Stefano Guzzetti, Sì, che poi insomma ha già avuto modo di collaborare con le officine. con Stefano Guzzetti abbiamo fatto innanzitutto un concerto ad aprile all'interno di una rassegna che si chiama 5x88, che erano 5 appuntamenti sul pianoforte, per cui sugli 88 tasti. E con Guzzetti noi abbiamo lavorato perché abbiamo, diciamo, prodotto un videoclip
di un suo pezzo in collaborazione con Lisa Gerrard, che per intendersi è la colonna sonora del Gladiatore, quindi insomma è una cosa anche abbastanza importante. E poi anche altri, diciamo, sono vecchie conoscenze nostre, come ad esempio Ed Carson, al secolo Edoardo Pucci, che è anche lui un compositore e pianista che si è già esibito da noi, mi sembra a luglio, adesso ritornerà con il suo nuovo disco che si chiama Elusive Frames. Che bel inglese, visto? E lo, insomma, e lo presenterà da noi a dicembre. Poi, insomma, in mezzo abbiamo il Glu, la pioggia, Claudio Ariana. Conti. Claudio Conti, che non è Carlo Conti, ma è Claudio Conti. Che salutiamo. Salutiamo tutti, in realtà. Salutiamo tutti. E Claudio Conti è un grande, perché è un ragazzo che investe e ha investito tantissimo sulla musica, tanto da andare in tour negli Stati Uniti, ha registrato in Texas. Cioè è un fulminato che ha fatto un disco meraviglioso che presenterà adesso a novembre. Gun at Dusk, che tra l'altro ha una settimana dall'uscita, sarà poi la sua prima volta al festival, volta live, esattamente. Appunto organizzato dalle officine Palazzo C8, Sala dei Ritratti, Via dei Genovesi 114-09-124 Cagliari. Il codice fiscale nostro per un 5 per 1000 è 920690509 27. Vabbè, qui è scatenato, non si capisce più chi stia gestendo. Scusami. Oggi l'intervista c'è Alice che ci saluta, ciao Alice, mi saluta sa la concorrenza, tra poco vada in diretta, ascoltate Radio X, perché tra poco va come finisce in diretta questo? Come finiamo noi, andate su Radio X, che si parla di Agoa. Salutiamo anche gli amici di Radio X. Quindi l'appuntamento di domani prevede appunto un biglietto, come tutti gli appuntamenti, però mi chiedo dove è possibile acquistare i biglietti. Questo è importante, perché è un'informazione che poi è sempre utile. Si acquistano direttamente lì? Allora, è possibile acquistarli sempre direttamente lì, e comunque è possibile anche acquistarli prima. Noi siamo sempre a Palazzo C8, come abbiamo detto, via dei Genovesi 114, e ci siamo tutte le mattine dalle 9 alle 13, per cui si possono stare lì oppure prenotare mandandoci una mail a info@associazioneleofficine.com o chiamando il numero fisso 070 68 23 84. Ho detto tutto, veramente. Sì, poi il programma lo trovate sulla pagina delle officine, lì c'è proprio la locandina dove potete, insomma, verificare tutti gli appuntamenti di Agoa. Ci tengo però in particolare a sottolineare il fatto che questo è un evento che è organizzato in collaborazione con la Fondazione di Ricerca Giuseppe Siotto, ma anche ACCUS, che è l'Associazione per la Cooperazione Culturale in Sardegna. Ci racconti un po' di che cosa si tratta? Allora, ACCUS è una creatura meravigliosa ed è una associazione di associazioni che comprende 25 tra associazioni e fondazioni della Sardegna, tra cui c'è la Fondazione C8, c'è la Fondazione di Sardegna, la Fondazione Sciola, la Fondazione Gramsci, la Fondazione Meta, le officine, il Palladio, insomma. Si tratta di 25 soggetti altamente qualificati che si sono messi assieme in una sorta di consorzio, in una cooperativa di associazioni, che di fatto a livello nazionale ha un solo simile, che è l'AICI, cioè l'Associazione Italiana degli Istituti di Cultura, che ne comprende 104, e l'unica sarda è la Fondazione C8, tra l'altro, in tutto quello. Questo. ACCUS è un macro contenitore che sta avviando i primi passi adesso e che mira nel corso di un triennio a diventare completamente indipendente e quasi maturo, diciamo. Questa iniziativa è una delle varie che ACCUS sta sponsorizzando, sta patrocinando, e altre sono state l'intera direzione dell'anno gramsciano, per cui dell'ottantesimo, e ancora tutta una serie di iniziative spot e quaderni di ricerca che noi abbiamo fatto durante l'anno con i singoli associati. All'interno di ACCUS c'è proprio sia l'associazione Le Officine che la Fondazione C8, che io vanto sempre per essere di fatto l'unico istituto in tutta la Sardegna a essere compreso nelle tabelle annuali e triennali del MIBACT, nonché l'unico tra 104 istituti a essere all'interno dell'AICI. Quindi io vanto sempre il mio ente per il fatto che ha una programmazione che dura da 20 anni e che mi piace ricordare sempre.
Sì, a me piace invece ricordare gli appuntamenti con della rassegna a Goa. A me piace Silvia, che saluto, che so che ci sta guardando. Ciao, ciao. Che è una ragazza bellissima e dolcissima di Sant'Antioco. Vabbè, stranamuri siciliano, sardo. Duo Ziget, 20 ottobre per la rassegna a Goa, Palazzo C8. 10 novembre ci sarà Eliana. Claudio Conti l'abbiamo nominato il 24 novembre. Ed Carlsen, 1 dicembre, quindi ad aprire il mese poi che ci porta verso il Natale. 15 dicembre, quindi a metà mese, è arrivato un cuore in questo momento. Può darsi che sia il suo. Non lo sappiamo. 15 dicembre, Glu e la pioggia, quindi un altro interessante appuntamento. Mentre prima di Natale, Stefano Guzzetti, con un progetto molto particolare, sarà appunto il 22 dicembre, sarà un progetto legato ai profumi, ma poi lo scoprirete, lo scoprirete meglio. Mentre sabato 13 gennaio, progetto Moonchild di Max Repetti, che è un progetto altrettanto interessante, tra l'altro la prosecuzione di un lavoro che lo aveva iniziato con Greg Lake, in persona, per cui è come se fosse un tributo ufficiale. Emerson Lake and Palmer, per ricordarlo. Quindi questi sono gli appuntamenti principali di questa edizione che ha i nastri di partenza. Quindi ricordo domani. Duo Ziget, ore 21, Palazzo C8, rassegna organizzata dalle officine, a Goa, a Coda. Finiamo questo anno con la musica cantautorale e con tanti progetti sardi interessanti. Grazie Francesco Accardo per essere venuto a trovarci. Grazie a tutti voi. Risaluto anche chi riguarderà questo video. Ciao, ciao, ciao.